La società sostenibile è il tema dell'analisi contenuta in questo volume che ho curato, edito dalla Genova University Press, prodotto dal CEDU, con il patrocinio della sezione italiana di Amnesty International. Mi aveva colpito che nelle ultime edizioni del rapporto su sicurezza e insicurezza sociale in Italia e in Europa, il sociologo Ivo Diamanti avesse usato l'espressione «normalità della paura e normalità dell'insicurezza» con riferimento al saggio di Hannah Arendt, La banalità del male. Dunque non è normale abituarsi a vivere sotto minaccia costante di qualche cosa di grave che può accadere ad opera dell'uomo: guerra, pandemie, catastrofi ambientali. Perciò nel testo ho approfondito questioni che su scala locale e globale ostacolano lo sviluppo degli obiettivi dell'Agenda 2030 per la società sostenibile e ho indicato esperienze di chi invece sceglie valori funzionali alla vita e all'evoluzione. Ognuno di noi oggi è posto di fronte a una scelta tra due differenti modi di essere, tra il vecchio e il nuovo paradigma. Il primo è caratterizzato da guerre, violenza, distruzione, catastrofi ambientali. Nel secondo si riconoscono invece milioni di persone, definite oggi dai sociologi creativi culturali, che hanno a cuore il rispetto dell'ambiente, dell'ecologia, dei diritti umani, della consapevolezza individuale e planetaria. Dalla natura noi sappiamo che alcune specie si evolvono, mentre altre si estinguono. È con la nostra trasformazione interiore che possiamo prendere in mano l'evoluzione della specie umana, come ci ricorda il filosofo della scienza Erwin Laszlo. Ricordo che il volume è disponibile gratuitamente anche in versione open access e che è stato promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per il suo utilizzo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.